Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parlo di Torino-Inter, ovviamente quando le partite sono il sabato alle 6 o alle 8 e mezza, 8 e tre quarti, riesco a fare il video solamente a tarda notte, quindi per questo esce leggermente in ritardo. E questi sono i suoi vantaggi e svantaggi, perché ovviamente è più diretta una reazione a caldo, sicuramente ti ricordi più cose, ma con una reazione a freddo sei sicuramente più lucido, quindi analizzi meglio, magari non nello specifico, ma più in generale tutta quanta la partita. Quindi questa analisi a freddo di Torino-Inter 0-3. Allora, io devo dire un Inter che mi è piaciuta, soprattutto al secondo tempo, ovviamente, perché tutti e tre i gol vengono dal secondo tempo. Primo tempo un Inter buono ai primi 10 minuti, ma poi dopo il Torino si fa avanti, cresce, soprattutto dal punto di vista fisico, secondo me, e ci crea qualche difficoltà, perché alla fine noi andiamo al tiro un paio di volte, una con Mkhitaryan fuori e una un tiro in porta di Thuram, e poi per il resto ci sono stati tre tiri in porta del Torino, due pericolosi, un tiro di Ricci simile a quello di Thuram, un tiro a giro di Sek, e poi mi pare un'altra occasione che non mi viene in mente, però mi ricordo che erano tre. Quindi nel primo tempo comunque, se fosse passato in vantaggio il Torino non avrebbe rubato nulla. Secondo tempo invece un po' più equilibrato, l'Inter esce sempre di più e alla fine al quarto d'ora della ripresa riesce a trovare il gol con questa incursione dopo i tre cambi che ci sono stati con l'entrata di Dumfries, Carlos Augusto e Frattesi che hanno cambiato la partita, e questo dimostra il fatto che sicuramente serviva un po' più di freschezza e ribaltano la partita, risolvono la partita, prima con 1-0, poi 2-0 su sviluppi di calcio d'angolo, che il Torino continua ad avere problemi dopo i due gol presi con la Juve, e poi il terzo gol su calcio di rigore, su una ripartenza di Mkhitaryan, che si guadagna questo fallo da rigore, poi Çalhanoğlu realizza. Quindi vanno di nuovo in gol le nostre due punte, e diciamo, continuiamo a capire come in realtà la coppia Thuram-Lautaro funziona alla perfezione. Il problema è che ovviamente non può reggere una coppia di soli due giocatori per tutto il campionato. È ovvio che dopo un tot di partite la stanchezza viene di più, c'è qualche errore di troppo, perché oggi Lautaro al primo tiro ha fatto gol, Thuram al secondo tiro. Ci saranno partite magari come quella con la Fiorentina, che Thuram per sbroccarsi ci vogliono 4-5 tiri, ma anche altre volte magari non ci riuscirà proprio. Quindi per quello dovevi avere dei ricambi di livello, perché alla fine appunto l'acquisto di Thuram è giusto, il problema è stato il discorso Arnautovic, come è stato risolto, perché Sanchez al posto di Correa ci può anche stare, tra parentesi, tanto Correa la maggior parte del tempo stava rotta, era il problema è che dovevi trovare un terzo attaccante buono, buono, e poi avere Sanchez come quarto. E Arnautovic purtroppo quel buono non lo può essere. E niente, per il resto quindi ci portiamo a casa questa vittoria importantissima. Nel frattempo, e mentre che registro il video, ha vinto il Napoli, ha vinto la Lazio, quindi alla fine finora le nostre dirette concorrenti in generale per i primi posti hanno vinto tutte, però ci sarà Milan-Juve, quindi sicuramente ruberemo qualche punto a una delle due, e per quello era fondamentale vincere, perché vincendo puoi anche prendere punti a tutte e due se pareggiano. Quindi sicuramente è stata una partita complicata, come mi aspettavo, e risolta in un modo magari anche troppo semplice rispetto a quello che come mi aspettavo, perché fino al 60esimo, ripeto, l'Inter non dava quella sensazione di vincere la partita con molta leggerezza. Abbiamo fatto questi due gol in 10 minuti e poi ha chiuso la partita al 90esimo, quindi non è stato semplice, ecco, i primi 60 minuti sicuramente non sono stati semplici. Andando ai voti, alle prestazioni, Sommer ha fatto una buonissima prestazione come le prime giornate di campionato, diciamo è tornato al livello di Real Sociedad Inter, che è stata la partita probabilmente secondo me ha fatto meglio di tutte le partite che ha fatto finora, e anche oggi comunque è stato decisivo in positivo dopo le brutte prestazioni in nazionale e l'errore nella partita col Sassuolo. Quindi molto bene. La difesa mi è piaciuto solamente De Vrij, che ha tenuto bene tutti gli attaccanti del Torino, tutte le punte, sia Pellegrini che Sanabria, ma i due laterali, Pavard e Acerbi, purtroppo non mi hanno fatto impazzire. Pavard un po' sottotono, Acerbi stessa identica cosa quando gioca a sinistra,
è come se fosse ostacolato, tra parentesi, da questa cosa, perché è abituato a stare al centro. Noi siamo abituati ormai ad avere bastoni, quindi uno con i piedi che comunque ci sa fare, avere Acerbi lì, ci cambia un po', ecco, il modo di giocare. Darmian anche male oggi, male come tanto tempo, cioè era da tanto che non giocava così male, quindi non mi è piaciuto per nulla. E Di Marco pure abbastanza anonimo, forse colpa degli impegni in nazionale, e tre di centrocampo comunque Miki, come al solito, ha corso dappertutto, magari in fase offensiva poteva fare qualcosina in più perché ci sono state tante transizioni che non abbiamo sfruttato, soprattutto nel primo tempo che avevamo spazio per sfruttare e non abbiamo fatto. E Calhanoglu sempre indispensabile in fase di recupero e a smistare palloni, comunque molto molto importante. E Barella come bastoni, molto sottotono, nervoso per la storia del calcio scommesse, dell'accusa che ha avuto. Si vedeva che era nervoso, è stato anche ammonito quando si è rotto il crociato Schurz per proteste, quindi era tanto pure lì che non si faceva ammonire per proteste, quindi sembrava il Barella del primo anno di Conte, che era ancora un po' così, diciamo, non maturo. Invece adesso deve fare il salto vero di qualità per diventare un campione, e purtroppo quest'anno ha iniziato male, male lo dobbiamo dire. E i due d'attacco, cosa dire? Sono in questo momento super indispensabili. Purtroppo non puoi farne a meno nemmeno un secondo, soprattutto se le partite sono in bilico. Se le partite le metti subito in discesa, poi dopo puoi farli rifiatare, come ha fatto a Inter Bologna, anche se poi è andata male, per farli riposare, ma il discorso è che purtroppo serve ricambio, perché più li vedo, più mi fa piacere che segnino, ma più penso che se questi due non sono in giornata o non segnano, chi segna? E il dubbio rimane. I cambi sono stati fondamentali, Carlos Augusto continua il suo processo di crescita, Dumfries è entrato al momento giusto, dopo gli impegni della nazionale era giusto che giocasse, e Frattesi, che comunque secondo me si candida a una maglia titolare per la partita di Champions League, al posto di Barella, comunque anche lui molto incisivo in questa partita. Poi abbiamo visto Klaassen per una decina di minuti, e anche Bissek addirittura, due acquisti che fino a questo momento hanno giocato veramente poco. Bissek proprio mi sa nemmeno un minuto, e Klaassen solamente da titolare con la Salernitana, e poi qualche altra entrata sporadica così in giro per le varie partite. E quindi tocca migliorarsi come al solito. Adesso pensiamo alla Champions, e martedì c'è un'importante partita contro il Salisburgo, dove ci sarò anche io allo stadio a vederla, e poi testa alla Roma, che è veramente quella bello spartiacque, perché è un altro big match dopo quello col Milan, che tocca affrontare, perché prima o poi li devi beccare. Quindi vedremo come finirà, ma continuiamo su questa strada cercando di vincere le partite e risolvere in questo modo, sperando che l'attacco si possa incidere di più, non lato Lautaro e Thuram ovviamente, ma lato più panchina e più chi subentra. Un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima.